Voci.fm, il sito delle voci. Simone Mori su Voci.fm. Buongiorno. Ciao a tutti, ciao. Senti Simone, come si fa a lavorare con la voce? Io mi sveglio, mi rendo conto che ho una bella voce, so anche un pochino interpretare, voglio fare la doppiatrice, ma si fa così? Molti lo pensano purtroppo oggi, però io sono per una formazione differente. Quando io ho detto a mio padre che faceva questo lavoro, che volevo fare l'attore, e il doppiatore mi ha detto: ti iscrivi all'accademia, fai le tue belle scuole, diventi un attore e poi ti specializzi nel doppiaggio. Questo dovrebbe essere. E se campassero solo quelli con la bella voce, io starei a casa, quindi. Senti, si dice molto spesso, no? I doppiatori sono tutta una casta, sono sempre le stesse famiglie. Poi invece si dice di no, perché il doppiaggio è un lavoro che va avanti con la meritocrazia. Allora ti chiedo, insomma, è importante comunque, quanto aiuta avere qualcuno in famiglia per fare questo mestiere? Sicuramente, allora, all'inizio aiuta. Io dico sempre che chiaramente un direttore è più facile che si ricordi di me piuttosto che si ricordi di un mio coetaneo, non adesso, dico all'inizio, che non conosce nessuno, ho un cognome che si ricorda, probabilmente sono amici di mio padre, quindi è più facile mi chiamino. Detto questo, serve a partire. Poi si va avanti meritando. Il fatto che si dica che è una casta è perché molto spesso ci sono dinastie di doppiatori. Il mio caso è particolare perché io non ho iniziato da bambino, ho iniziato da grande. Però ci sono molte dinastie, perché quelli che iniziano da bambino spesso sono figli di doppiatori, perché serve un ragazzo, un bambino, porta tuo figlio, proviamo lui. Poi ci sono quelli che funzionano e quelli che non funzionano, per cui ci sono molte dinastie. Ma non siamo assolutamente una casta, siamo anzi molto aperti. È vero anche che adesso sono tantissimi quelli che vogliono fare il doppiaggio e l'imbuto è stretto. Beh, la risposta è sincera, comunque ti ringrazio. Senti, qual è stato il doppiaggio che ti ha dato più soddisfazione? Forse Carnage è un film che mi è piaciuto molto, mi piacque molto Magnolia, dove ho doppiato, era la seconda volta, però cominciavo a tenermi John C. Reilly, che è un attore a cui tengo molto, e i Friends sicuramente, perché mi hanno dato un po' più di, tra virgolette, popolarità, nel senso che è una cosa abbastanza riconoscibile, e ultimamente Omar Sy, perché ho fatto un paio di film che sono andati molto bene e mi diverte molto. Quindi, per chiudere, il consueto consiglio agli amici di Voci.fm che vogliono fare il tuo lavoro? Studiate, diventate dei bravi attori e vedrete che imparare a fare i doppiatori è molto facile quando si è bravi attori. Io dico sempre a quelli che vengono a fare i provini che la parte tecnica si impara velocemente, cioè io sono in grado in un turno di spiegare, di aggiustare tecnicamente un doppiatore, ma se non sa recitare non vado da nessuna parte. È più importante l'interpretazione piuttosto che il sync, diciamo. Assolutamente, 10 contro 2. Un saluto a Voci.fm da Simone Mori. Ciao. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play.